Hey, hey, Mario Show Season 2, episodio 7 Questa sera con il mio carissimo amico, che ogni tanto si scorda di essere un mio carissimo amico, e mi dai i pacchi. Luigi Akatencar Carafa. Ciao Luigi Ciao, grazie mille per l'invito. Allora, sei una merda, iniziamo così. È vero, è vero perché e non posso negarlo perché <ride> mi devi ancora un Aldrick su Dark Souls 3. Avevo venduto la, pittura. ma ho capito. Cioè, allora, aiuto, sono una sega Dark Souls come tutti voi sapete. Purtroppo, chi mi può aiutare a uccidere Aldrick? Che oltretutto è resistente a qualunque forma di incantesimo. E ovviamente ho fatto un sorcerer. Tranquillo, domani sera ti aiuto io, va bene. Luigi, oh, Lu, allora, eh, ho venduto la PS4, ma quando? <ride> no, L'ho venduta solo per non giocare con te. dai Lo ammetto. Bene, bene. Queste, queste sono le cose che fanno strapiacere è retrocompatibile, possiamo giocarci se vuoi eh, ora. Eh, ora ho finito, basta. Eh, Demon Souls uh, si gioca e si finisce. So, solo che Demon Souls eh, non c'è per la PS4, accidente C'è per la 3. La... E eh, non ce l'ho. Devo eh, comprare male. la 3. Vale. Senti, ma questo outfit allora, eh, sì, questo outfit nasce. Mi ricordi a... qualcuno, ma ora non so di preciso chi. È. Ti ringrazio per la domanda. Nasce a febbraio perché volevo fare cosplay di Sulfureo durante il gioco dell'anno a Lucca. Purtroppo poi il COVID mi ha fermato e quindi ora l'ho rispolverato apposta per l'occasione. <ride> mi sembra giusto. Eh, mi sembra, mi sembra, diciamo molto pronto per diventare un giurato. Ammettiamo così. Ti, ti ringrazio però di un giurato, di un premio che la stampa non caga, possibilmente. Sì. <ride> e, e, e ci fermiamo qua, lasciamo chi di dovere arrosicare il giusto. Senti Luigi, allora stasera con te vorrei parlare di qualcosa che esula un po' dal, dal nostro settore microscopico del gioco da tavolo, anche se e Te hai un passato di board gamer piuttosto hardcore con un gioco di miniature piuttosto, piuttosto noto, no? Perché quando siamo conosciuti. Io mi ricordo ancora di averti incontrato la prima volta al nazionale di X Wing, a Lucca, al palafiere sì. di Lucca, organizzato dai sì. Giochi Uniti. Credo che sì. in quel momento giocassi, ma facessi anche tipo la Stavo live all'epoca, eh. oh, sì. E mi ricordo di uno scambio quasi erotico fra te e il Bosi. E... Io eh, con Filippo c'è ancora amore, Ci sentiamo, nonostante abbia smesso di giocare da un paio d'anni, ci sentiamo ancora, ci sentiamo tanto. Ma eh, la, la, il tuo sviluppo poi è stato, diciamo, il, tutta la gestione del portale nerdando.com e negli ultimi anni, un paio d'anni credo, eh, il canale Twitch di Nerdando. Sì. Partiamo da quest'ultimo punto, Twitch. Che cosa rappresenta oggi Twitch secondo te per l'intrattenimento? Il futuro, cioè in realtà il presente, dovrebbe essere il presente, ma in Italia viaggiamo sempre in ritardo. È il futuro però, perché è, secondo me la piattaforma che permette la maggiore interazione tra tutti i social che ci sono. Allora, stavo pensando al proprio l'altro giorno, ehm, vedevo dei video uh, su YouTube e leggevo i commenti. Ora siamo talmente abituati a ad avere un feedback in tempo reale che anche l'attesa della risposta a un commento è troppa. Quindi invece Twitch ti dà uh, l'immediato feedback. Per esempio, facciamo il caso di cyberpunk, ok? Eh, ora tutti lo stanno portando, tu mi titi. No, però, se qualcuno eh, non l'ha ancora preso, e vuole. Eh, ma come gira su PlayStation 4? Come gira su, sulle console di vecchia generazione? Comunque vai in giro per i canali, troverai qualcuno che sta giocando a quel gioco su quella console, e hai un feedback immediato è, è qualcosa di, di pazzesco! E poi se. Se pensiamo che Juventus, Milan, Barcellona e Real Madrid hanno aperto i canali, i loro canali, qualcosa vorrà dire, insomma? Beh, ecco, secondo te dipende soltanto dalla velocità di interazione. Cioè, qual è la vera magia di Twitch? Perché, come sai, io navigo Twitch, sono spesso eh, a fare incursioni nel vostro canale, ma... Eh, la, la cosa che mi ha sempre sorpreso i Twitch è il fatto che tutto sommato a livello tecnico non abbia portato sul, sul piano della produzione video stessa un'innovazione incredibile. Quanto già sul io... piano della community. Esatto. Sì, e, e Ma... la, e, non, guarda, questo però non ti so dire per quale motivo YouTube non sia diventata quella che è ora Twitch. Non, non lo so spiegare. Però il pubblico di, di Twitch è diverso da quello di YouTube. E si, anche se molti, stanno arrivando molti YouTuber, sono arrivati anche in passato e hanno ampliato l'utenza. Uh, io credo che Twitch ti dia... È, è come una, una televisione. Quindi tu hai a disposizione tantissimi canali e quindi da utente... Tanto non ci sono solo tanti videogiochi. Cioè io vedo spesso per dirti c'è il canale di Bob Ross, loro trasmettono repliche di Bob Ross che dipinge, io lo guardo e mi rilasso. È vero, non, eh. probabilmente non sono, non sono principalmente videogiochi, però la, 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 stra, la stragrande maggioranza sicuramente eh, riguarda il mondo del videogaming, o comunque nata come piattaforma inizialmente di, di streaming videogame, ora poi si è aperta alla qualunque c'è il board game il gioco di ruolo cartaceo la smr che eh, a me dà fastidio io non riesco a sentirla però pare che possa ho studiato il fenomeno e pare che ci sono persone più recettive e altre a cui crea proprio repulsione io sono una di quelle sì, sì, ti danno noi i grattini dietro le orecchie sì. <ride> <ride> ma ecco l'aspetto la, la, community io, la, la cosa che mi, sono, mi ha stupito quando ho iniziato a fare un po', un po lo, lo mestiere dello YouTuber è il fatto che alla fine la chat c'è su YouTube, c'è su Facebook, c'è su Twitch. Le persone possono comunicare su YouTube, su Facebook e su Twitch. Quindi, questi strumenti nel tempo st hanno cercato di assomigliarsi tutti un po': come uno mette i badge, l'altro aggiunge i badge, come uno mette le membership, l'altro mette le membership. La cosa che sorprende è la tipologia di community, come se un proprio un tipo di ascoltatore prediligesse in particolar modo una piattaforma rispetto a un'altra. Per la tua esperienza col canale Nerdando, quali differenze hai notato fra questi due pubblici? Non so quanto tempo avete dedicato a YouTube voi. Allora noi YouTube pensate? non abbiamo dedicato nulla perché okay. eh, mh, avevamo caricato un po' di unboxing, però non abbiamo caricato praticamente nulla. Però ti posso dire che su Twitch, non, non so perché, eh, però ogni community sembra un po' una famiglia. Non, non lo so, sembra molto più eh, tenera verso lo streamer. Vabbè, poi ci sono dei troll, però proprio eh, diciamo che gli spettatori assidui si trasformano in amici. Eh, con me è capitato. Per dirti, nonostante avessimo un, gran, un pubblico piuttosto ampio anche su Facebook, perché comunque siamo arrivati oltre 40.000 like, però il pubblico di Facebook è differente, più, sembra più freddo. Invece, quello di Twitch, cioè con Twitch si, si genera un'intimità che sugli altri social non, non si crea. Poi ho notato anche una cosa interessante, non so se la puoi condividere come esperienza oppure è stata mia una percezione errata, ma su Twitch la community diventa parte integrante del canale e quindi automaticamente filtra fuori o comunque aiuta nel fare barriera. Contro hater, troll e via dicendo, mentre su YouTube sono all'ordine del giorno, quindi non sei nessuno. Se ancora prima di caricare il video non hai 30 dislike e un commento che dice questo video è una merda, anche se ancora non è, non è, non è disponibile per, per il consumo, la, la fruizione, questa cosa l'hai riscontrata? Oppure è una percezione soltanto mia? No, no, l'ho riscontrata. Tant'è che, vabbè, a parte che quando. Eh... I troll ci sono, Però ora c'è un maggior controllo perché per esempio se banni qualcuno viene bannato tutto l'IP. Quindi non ti vengono più a disturbare, se vogliono, cioè è chiaro che tu considera uh, all'ordine, no, ultimamente non capita più, però fino a qualche mese fa entravano sempre persone che mi davano del pelato, del fallito, mi dovevo trovare un lavoro vero, pure lì ci sono un po' di troll, però non come, cioè la cattiveria che trovi su YouTube, su, su Facebook e anche su Instagram, non, non la trovi forse su, su Twitch perché comunque ci sono, cioè basta bannare e finisce lì. Invece su YouTube vedo, anche su Facebook, sono persistenti perché ci sono persone che creano, magari è sempre la stessa persona, però poi ti vai a vedere i commenti. Cioè, Così aberranti. Ecco, secondo te qu quanto peso ha l'aspetto di monetizzazione su Twitch? Al di là dei guadagni alti Tantissimo. o bassi, perché ovviamente, Tantissimo. Cioè, ma nella costruzione della community o nella ah, costruzione del contenuto per la community? No, no, me? del contenuto. per... Secondo me, allora considera questo: noi non, uh, non prendiamo, no, 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 non ritiriamo allo stato attuale perché non mi va di ritirare, però per dirti, molti. Eh, Grazie al Prime, che ti permette di fare comunque un, un abbonamento gratuito a uno streamer che vuoi, che comunque porta in cassa, cioè allo, allo streamer e, entrano soldini da, da quell'abbonamento gratuito, eh, si genera un bel indotto e quindi ti permette di eh, migliorare. Eh, L'hardware che hai, migliorare il setup, portare magari se si tratta di se, di, se, se lo streamer porta dei giochi, di riuscire a stare sempre dietro a tutte le nuove uscite. Quindi è normale che migliora il uh, meccanismo che si autoalimenta, eh, sì, 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 assolutamente, e quindi può essere la piattaforma preferita, specialmente nel mondo del videogioco perché comunque ci sono anche dei costi che lo streamer deve sostenere sì. e avere una forma di monetizzazione più o meno automatica, nel senso che la piattaforma è predisposta per dire a chi la guarda, frugati, perché questo sì. è quello che ti fa Twitch, da un contributo alla costruzione del, del contenuto, se ho capito bene. Sì. Pu può darsi anche che laddove si paga si abbia anche un po' più di rispetto, no? Perché l'epoca del tutto gratis ha sdoganato uno dei più grandi problemi della, de delle community di oggi, ovvero l'idea di essere un po' padroni di tutto e quindi liberi di dire, fare qualunque cosa nei confronti di chiunque. Invece Twitch ritorna ad avere un po' più la natura di accesso, no? Mi iscrivo a un canale, lo sostengo, lo finanzio. E forse... Anche perché spesso può capitare che eh, ci siano uh, live solo per abbonati o comunque che la chat sia solo per abbonati. Quindi tu non puoi partecipare alla live se non sei abbonato. Chiaro. Interessante. Come... Co come lo vedi lo sviluppo di Twitch? Cioè, è nato fortemente per il videogioco, questo è palese anche perché viviamo in un'epoca in cui più o meno la connettività di qualità è in ogni casa e quindi chiunque può diventare streamer, no? Da domani ti compri uno Yeti, ti metti una webcam, un minimo di luce e, e con un computer di... Media buona qualità riesce a streammare Minecraft. E infatti, fra l'altro, Minecraft è stato all'inizio di Twitch, uno dei più streamati in assoluto. Ma lui è ancora comunque è sempre alto. alto? Sì, sì, è sempre Ci alto. Ci sono delle certezze che devono rimanere, <ride> <ride> la merda, eh, no, dip dipende da cosa fai. Secondo me, certo. certo. No, ma il mio odio atavico per Minecraft è. La, 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 la Lego 3.0, diavolo la Lego, e quindi... Okay. Ma il, la, la cosa che mi interessa e mi affascina, e vorrei il tuo punto di vista su questo fronte, è quali altri sviluppi in termini di intrattenimento digitale vedi in Twitch? Cioè, sarà per sempre una piattaforma destinata al videogioco o intravedi no. altre possibilità, altre aperture? Allora, tu considera, è stata la piattaforma, prima era Just in TV e fino ad allora era eh, possibile esclusivamente streamare videogiochi, così come eh, all'inizio si streamavano soltanto videogiochi, poi è nato il Just Chatting Quello e che da che lì, ora. Esatto, no, eh, questo sarebbe... Ma ecco, in realtà molti... Eh, ero, secondo me questo è talk show, perché Just Chatting... Il Just Chatting quando abbiamo aperto il canale non c'era. Eh? è vero, è vero eh, mm. l'hanno messo dopo, messo dopo. Per, però il Just Chatting eh, va attualmente per la maggiore, eh. è sempre parecchio mh, su tra, è sempre parecchio in tendenza non, eh, rispetto ai videogiochi anche perché non lo so, eh, ci sono contenuti in realtà, per esempio, se prendiamo Twitch Italia eh, il Just Chatting è trash per la maggior parte dei canali, i canali che vanno ora è il trash, perché è quello, dato che appunto vedo Twitch come la nuova TV, okay. se andiamo a prendere la vecchia, quali sono i canali che vanno di più? Ciao Darwin, eh, la, la D'Urso, e di conseguenza, anche se ovviamente non sono le stesse cose, e ci, quelle trasmissioni vengono riadattate a Twitch e vanno moltissimo. Quindi fondamentalmente mi stai dicendo che abbiamo delle tecnologie con cui potremmo lanciare personalmente dei missili sulla Luna. Ma stiamo creando tantissimi pomeriggio sul 5, una cosa del genere esatto, esatto stiamo, stiamo sfruttando. Beh, io di direi attimo. che per stasera è tutto, grazie di averci seguito <ride> e buonanotte a tutti. Dopo questa rivelazione orribile, eh, no, però te l'ho detto che partivo male. <ride> no, questa cosa, però, la devo condividere perché ho seguito Twitch dal, dall'inizio dei suoi sviluppi, anche perché dove si muove Amazon, per, per ovvie ragioni. Eh, devo, devo studiare, devo capire perché è il leader del settore del commercio elettronico. Quindi, per, per la mia professione non posso ignorare le sue scelte. Sì. E, devo, e devo dire che mi sorprese questo, questa operazione perché era, chiara, lì, era chiaro l'intento. Con la costruzione di Prime video e di altre forme. Stanno costruendo un morp, stanno altri milioni di servizi da monetizzare. Twitch era la roba un po', un po più strana, perché Amazon. Non aveva verticalizzato in maniera potente sul videogioco, anzi, il videogioco, se andiamo a vedere, è quella parte dove Amazon ha un controllo relativo perché ancora non ha una sua industria videoludica potente, non ha una sua console, non ha, non ha ancora costruito tanto sul videogioco, ha tanti progetti in cantiere, però. E quindi eh, però finora... Prima mi prendo i videogiocatori e dopo inizierò a sfornare la mia produzione, che è il classico di Amazon. Prima mi prendo i clienti e poi gli do il, il prodotto. Quello che ti voglio dire, quanto senti di Amazon in Twitch anche come tipo di servizio, come tipo di... Quanto Twitch è Amazon e quanto Twitch invece è un'entità indipendente ma finanziata da Amazon? Allora, eh, ti posso dire che... Allora, da non partner, quando ero affiliato, sicuramente l'assistenza non era quella di... Di Amazon, questo te lo posso dire perché comunque spesso gli streamer vengono lasciati a loro stessi. Da partner, no, da partner c'è parecchia più attenzione, però da affiliato, no. Eh, ti se senti proprio una sorta di muro tra te e l'assistenza tecnica, l'assistenza, diciamo, gli admin. Ecco, per chi non lo conoscesse, quali sono le differenze fra affiliato e partner? Eh, allora, da... vabbè, ormai in realtà stanno diminuendo perché stanno prima ehm, i partner, per esempio, potevano mandare la pubblicità e gli affiliati no. Ora invece entrambi possono mandarli. Eh, stanno diminuendo sempre di più. Diciamo che le. Mh, in realtà non, non posso parlare del contratto, perché c'è una clausola di NDA. Okay. Eh, ti posso okay. dire semplicemente che c'è più vis visibilità per i partner, perché c'è la possibilità di andare in home una volta ogni tre mesi e il pubblico della home di Twitch, ovvero chi si collega su twitch.tv, vedete. Quindi Ma... tu immagina quanti spettatori fai in un in qualsiasi momento quindi quello, quella è la differenza più grande e poi c'è anche un'assistenza dedicata e ci sono parecchi eventi eh, per esempio il TwitchCon eh, c'è una um, i partner vengono trattati meglio insomma, essendo partner però hai essendo NDA non nulla, anche su questo <ride> sono trattati molto bene in, questi, in, questi, in queste zone <ride> che facciamo in quel di Chicago Va bene, un'altra curiosità che ho sul mondo Twitch, anche perché non, 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 operativamente ancora mi, mi, mi sfugge, è quale sia eh, il, il modus operandi della maggior parte dei creatori di contenuti nella selezione di, di, dei titoli da portare, delle attività da fare. Perché alcuni canali hanno dei palinsesti complicatissimi, sono andato a vederli. Intervengono moltissime persone, fanno orari, cioè, come dicevi te, non sono una grande televisione, ma sono tante piccole emittenti con magari programmi, talk show, gameplay, via dicendo, tutorial e così via. Altri sono one man show, quindi un'unica persona che strema. All day long, magari 12 ore in una giornata. Va a mangiare con i suoi, i suoi iscritti, poi gioca, poi chiacchiera, poi legge le mail, poi smonta e rimonta il computer e via dicendo. Come si sceglie da, il contenuto da portare su Twitch? Per, co, co, come si costruisce un palinsesto di un canale? Eh, dipende dalla persona, dipende dai tuoi obiettivi in realtà, perché comunque ormai c'è talmente tanta. Uh, varietà appunto perché non si gioca soltanto che... allora devi sicuramente secondo me la, ormai il, il variety streamer sta andando un pochino a, a sparire o già hai un pubblico grande o allo stato attuale è difficilissimo emergere come variety streamer e variety streamer è uno che porta tanti giochi diversi. Ora uh, cioè, conviene specializzarsi come ad esempio in, uh, che so, in retro gaming, giochi di ruolo. Eh, dipende dall'obiettivo che tu ti poni su Twitch. Se ti vuoi divertire, porti quello che vuoi e poi come va va. Se vuoi eh, camparci, devi fare delle logiche un po' più commerciali. Ok, e quindi, quindi una tematizzazione maggiore del canale. Cosa fai? Io mi diverto, quindi porto ciò che mi va. <ride> Variety tanker <ride> esatto. <ride> quanto, quanto abita un, 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 un contenuto streammato? cioè per quanto tempo puoi portare Demon Souls? Per quanto tempo puoi portare Cyberpunk? Per esempio, Demon Souls c'è gente che campa con canali dedicati solo ai Souls. Per esempio, dipende okay. poi dal gioco perché comunque a parte qualche gioco che rimane sempre come eh, World of Warcraft, Airstone, COD, eh, i giochi del momento hanno vita estremamente breve. Cioè finito sì. l'hype iniziale vanno, vanno a morire. Eh, Esattamente beh. come nel gioco da tavolo. Praticamente sì. tutto l'hype iniziale e poi dopo, bam, mercatino dell'usato. Avanti il prossimo. Quindi, quindi anche nel videogioco mi confermi un po' questa tendenza. Sì, cioè, tu sì, sì. Se a fuoco sull'ultima uscita, esce il titolo nuovo e si spostano tutti. Uh, se, sì, sì, a meno che appunto non, non sei specializzato su quel gioco, quindi di conseguenza continui a portarlo. Quindi, se tu continui a portare i Souls, Demon Souls lo, lo continui a portare ora. Ok, Però ma la continuità è data più, secondo te, dalla tipologia di gioco o dalla tipologia di streamer? Mi spiego. Quello che ho notato è che eh, ci sono degli streamer che sostanzialmente sono monogioco quasi, ma sono generalmente affiliati a leghe di sports. Quindi, sostanzialmente, sono dei, dei giocatori, dei pro gamer di e sports. E quindi sono concentrati a fuoco e sfruttano i tempi di allenamento, i tempi di pratica per il loro lavoro principale. Eh, per, per streamare e quindi per avere de, de, della monetizzazione aggiuntiva in altri casi come dicevi te sono canali altamente specializzati quindi ad esempio tutto il retro gaming fanno solo retro gaming magari cambiano un gioco al giorno però è dai 16 bit in giù sì. eh, quanto può essere un, un fatto di professionalità dello streamer quanto un, un fatto di empatia cioè io mi costruisco una carriera specifica oppure a me Funziona perché arrivo alle persone, quindi indipendentemente da quello che faccio eh, ho un pubblico gigantesco. Guarda, allora questo genere di discorsi, eh, per quanto riguarda indipendentemente da quello che faccio, lo possono avere chi ha già un pubblico da qualche altra parte. Vedi i youtuber, per esempio, Farens. Uh, Youtuber di, certo. di vecchia data certo. ora è approdato su Twitch e fa dei numeri abbastanza alti per essere nuovo sulla piattaforma. Certo. Se, se hai già un pubblico da qualche altra parte, ti seguiranno sicuramente. Altrimenti, secondo me, è difficile. Allo stato attuale, nel 2021, quasi eh, per quanto può essere professionale. Fare emergere con uh, contenuti, diciamo, con giochi sempre diversi, è molto molto complicato. Cioè, anzi, oh, attualmente, quelli che emergono di più sono appunto quelli che, fa, che portano just chatting. Cioè, è più facile emergere lì, eh, soltanto che si entra in un mondo un po' borderline, perché la maggior parte di fin quanto posso spingermi a parlare quanto vuoi? No, nel senso posso... No, non faccio esempi pratici, però potrei essere un po' pesante. Vai, vai, vai. Più pesante sei... Ok, praticamente. <ride> vai che eh... sei così sulfure oggi che puoi <ride> no, andare che sopra fa... la... No, vabbè, Twitch eh, tu, Italia si sta riempiendo veramente di spazzatura. Eh, come ti dicevo prima, è quella tv spazzatura che... Che piace a molti, però che slogana razzismo, misoginia, eh, sessismo e il, non moderano la chat, cioè ci sono cose terribili, ma è quello che va. Cioè, lo stato attuale è quello che va. O per esempio, un'altra cosa che non riesco a comprendere: ci sono persone che eh, trasmettono, per esempio, il collegio in diretta in barbara copyright e sono ancora lì. Questa cosa l'ho vista fare diverse volte, ma anche con, uh, con serie TV, con anime. Allora, cioè... le serie TV puoi farlo con Amazon. Le serie Amazon... di Amazon. Di Amazon, sì, tutto ciò e che c'è sul Prime. Per Scusami? Quelle di Netflix? No, no, no. no, no Netflix è bannabile, no, non puoi partire. Io ho visto gente che trasmette le partite. Quindi. <ride> Fantastico. Insomma, sta... mi stai dicendo che il just... just Chatting sta diventando veramente un po'. Una, una TV eh, dell'ultimo ventennio, una TV pubblica dell'ultimo ventennio. Sì, sì. allora non è tutto così, e non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però eh, i canali che vanno per la maggiore sono questi, cioè sono proprio trash. ecco. Ma ecco, ma vanno per la maggiore, quindi con una consapevolezza da parte dello streamer, cioè lo streamer ma sa che lancia merda si crea un merdone, ma quel merdone fa numeri, muove già. Fa numeri e fa, fa soldi, cioè loro... Uh, molti sono, con, cioè sono consapevoli di quello che fanno, infatti sono sempre borderline, cioè i canali che vanno per la maggiore sono quelli che vengono più bannati in realtà, però sono ban momentanei di 24-48 ore, 7 giorni, ma poi tornano sempre. Soltanto una volta c'è stato, cioè qualche settimana fa c'è stato un permaban uh, confermato. Per via di una battuta razzista, e poi è nato tutto il nostro stream day, tutto un, un po' un casino di questo di questo periodo. La eh, community degli streamer, fra streamer com'è? È attiva? Vi volete allora, bene? No, male. quando ci si vede, vabbè, in realtà, io non sono uno streamer, lo dico sempre perché tengo a precisarlo, però uh, si creano un sacco di, di fazioni in realtà. E ci sono parecchi che si accoltellerebbero per uh, uno o due abbonati in più. Eh, okay. Diciamo che quelli più grandi non gliene frega nulla di tutta questa situazione, ma quelli che galleggiano, eh, veramente. Ma eh... Non è nata, poveri. eh sì, sì, esatto. <ride> che figata, che figata. E eh, tanto. <ride> Ti chiede Nicola dalla chat, ma è vero che ci sono stati casi di donazioni su Twitch da milioni di dollari? Leggevo che ci sono ragazzi negli Emirati che usano i centoni per soffiarsi il naso e che usavano le mega donazioni per divertirsi a guardare le reazioni. A milioni di dollari non mi viene in mente, però migliaia sì. Sì, sì, ci sono state ci sono state parecchie. c'è no. stato un canale che ha raccolto un milione di dollari o una cosa del genere in una giornata, ma aveva tipo un intento benefico o qualcosa del genere. Ah, Sì, ma ci sono fanno spesso contesto, maratone altro. benefiche. Quindi sì, ecco, utilizzato in quella maniera. Twitch è perfetto per, per far del bene, eh, chiaro, non eh, è... Ora ho paura a farti questa domanda perché potrei cambiare tutto quello che penso di te aia <ride> TikTok. Invece, allora TikTok io purtroppo non l'ho capito però eh, allo stato attuale bisogna essere okay, boomer. Eh? Devo, far, devo farti la domanda per dirti, ok, boomer, <ride> no, ma non riesco a capire cioè, anche perché ora anche Instagram ha aggiunto i, i reels. no? Che mi capitano spesso, ma io non li capisco, Cioè, non riesco a capire quale sia il contenuto di un balletto. Però, dato che ora, l'utenza di TikTok è abbastanza bassa, e come età quindi capisco che possano essere molto più fruibili per i ragazzini, contenuti del genere piuttosto che video su YouTube. Anche yeah. perché, come dicevo prima. Eh, ormai eh, ci, ten ci tendiamo ad annoiare rapidamente quindi lì hai milioni di contenuti in un'ora ti sei visto quanti, mille TikTok quindi hai la possibilità di vedere una quantità infinita di contenuti in pochissimo tempo quindi una penso che il prezzo di TikTok è mi ha portato a fare una sorta di classifica mentale te, te la dico poi mi dici cosa ne pensi delle varie piattaforme di condivisione video. Allora, innanzitutto c'è da dire che YouTube, come Twitch, come TikTok, a tutti gli effetti sono una grande categoria di social network, questo ovviamente non lo dico a te che lo sai benissimo, ma a chi ci ascolta, e come tutti i social network hanno come obiettivo quello di tenerti più incollato possibile in modo tale da venderti più pubblicità possibile, banalmente. YouTube è nato per contenuti tendenzialmente medio-lunghi perché... C'è stata un'era in cui si diceva fai video da tre minuti, fai video da cinque minuti, poi in realtà YouTube è diventato una specie di mini cinema e quindi ha privilegiato tantissimo eh, i contenuti da 25-30 minuti, le miniserie, le web series, tutta tut, tut una serie di contenuti nati per essere fruiti in poco tempo rispetto alla televisione standard o Netflix o Amazon Prime, ma comunque più tempo rispetto già a un Facebook o a un Instagram. Twitch si è evoluto creando dei contenuti potenzialmente lunghissimi, perché puoi stare in streaming per ore e ore e ore, tra l'altro gli streamer che probabilmente guadagnano più denaro sono quelli che stanno in streaming come, come se fossero impiegati all'ufficio all tal dei tali, quindi timbrano il cartellino alle 8 del mattino, escono alle 6 di sera, poi magari fanno la comparsa da serale. Mentre TikTok è andato completamente in controcorrente, in controcorrente perché è nato come musical lì, quindi quello dei balletti, come dicevi te, ma poi si è trasformato in una sorta di eh, costruzione di frammenti di vite che vengono buttate per pochi secondi in pasto al grande pubblico. Quindi eh, c'è dalla, dalla ragazzina che fa il balletto scemotto con le amiche ma c'è il Corriere di Bartolini che racconta le, le sue consegne eh, tutti i giorni Corriere, ai clienti più assurdi. Quindi sono tanti frammenti di vita che te, mentre sei annoiato o a letto o in altri luoghi dove si aspettano funzioni vitali, col ditino, swap e ti becchi tutte le storie di, di vite contemporanee di altre persone che come te fanno le loro cose. Non ti dà l'idea che sia una trasformazione progressiva? Del contenuto web a quello che è il reality show, cioè la stessa trasformazione che ha avuto la televisione. La televisione per anni è stata contenuti lunghi, documentari, sereone, telefilmoni, poi è stato sdoganato Il Grande Fratello, poi Talent Show. Quindi il vero piace di più perché è più vicino al consumatore. E la stessa cosa stia accadendo nel mondo dei social network del mondo video. Quindi YouTube resta un po' la vecchia televisione, mentre Twitch e TikTok il reality show sì ma è, è quello che vuole la gente cioè la gente vuole sapere innanzitutto vuole vedere eh, qualcuno che è più simile a lui no? perché non, non puoi arrivare a Cristiano Ronaldo ma puoi arrivare a ora non, non voglio fare nomi però puoi arrivare a, a diciamo a vivere la, la stessa vita di, di, di uno streamer famoso quindi te, te lo senti più, più vicino, in più c'è sempre questa curiosità atavica, no? Nel voler sapere tutto quello che fa nella vita qualcuno e con, anche con Instagram, con TikTok e con Twitch puoi, puoi farlo. Chiaro, Quindi chiaro. Ti diciamo che sembra che ci siano meno barriere su Twitch o su TikTok rispetto ad altri social. Non lo so, mi sembra come se ci fosse proprio semplicemente un... un uh, non, non ci sia un muro altissimo, ma un muretto scavalcabile, no? Chiaro, anche perché si, si fondano tutta sulla costruzione di un personal brand, cioè la faccia che sì. ci metti è quella con cui viene riconosciuto, la community che empatizza con te, ti segue e poi dopo diventano i tuoi fan, ma con un filo diretto con te, quindi non, non intermediato, no? Nella televisione c'è la televisione, non puoi chattare con chi sta di là dalla tv anche se ci provano con i canali whatsapp eccetera mentre su tiktok posso commentare tu mi rispondi e quindi si crea questo, questo percorso di univoco e giustamente dicevi all'inizio di questa puntata che twitch è il futuro secondo te cosa manca oggi a twitch e cosa invece ha in più di tutti gli altri? Ah, in più te l'ho detto l'immediatezza il fatto che tu ottieni immediatamente un feedback e c'è un palinsesto pressoché infinito già allo stato attuale eh, in meno mancano secondo me programmi di approfondimento culturale, perché ora sta arrivando anche lo sport e io penso che a breve Amazon riuscirà anche a, ad, ac mh, ad acquistare i diritti di, del o del campionato di calcio di serie A o comunque di Champions secondo me ci stupirà nei, nei prossimi. Sì, sì, ne sono, ne sono convinto. Mi piacerebbe avere qualche approfondimento culturale in più, in maniera da, da permettere all'utenza all di sviluppare un pensiero critico, perché è quello che principalmente manca, vedo allo stato attuale l'utente medio è piuttosto. Eh diciamo zombizzato no? segue ma non ha un pensiero critico cioè segue magari la, la cosa più che seguono tutti ma non sa perché e mi piacerebbe quello un uh, programma sia di uh, diciamo di, che permettano di sviluppare appunto il pensiero critico e anche qualcosa sull'attualità perché manca insomma Mo molti non sanno dove stiamo vivendo ma, ma non è un po' in controtendenza con la merda tanto caro a Boris? Cioè, non, non, se da una parte il, il trash talking è quello che premia i numeri, quindi il fatturato di questi stream, non è un po' una controtendenza? Cioè il pubblico interessato all'approfondimento c'è davvero? Uh, secondo me sì, ma va educato. Secondo me c'è grandissimo... No, no, non posso credere che tutti, quante, tutte quante le persone che, che vanno a vedere un programma... Oh, io stesso spesso mi metto a vedere delle, delle live uh, trash come sottofondo magari mentre lavoro, perché è, un, uh, è comunque un, un intrattenimento immediato, no? Per esempio però la sera... Mi piacerebbe vedere un approfondimento su che so sulle, sugli eventi del giorno, su cosa sta succedendo in Italia, no? su cosa sta succedendo negli Stati Uniti, una cosa del genere mi piacerebbe chiaro, diciamo che canali come questo per ora permangono di più su YouTube penso sì. a Brick in Italy penso a eh, Adrian Farted che comunque, ho Fartade, non ho mai capito Fartade, però considera questo. che loro sono nel mio network per esempio, si, okay. si stanno approcciando anche su, anche a Twitch ma è un ingresso che hanno fatto recentemente? E o... Da qualche mese da qualche mese ecco, potrebbe esserci una transizione dei canali più contenutistici quindi meno frivoli, meno di intrattenimento puro a Twitch? Sì, secondo me sì, però appunto vanno. Bisogna educare il pubblico, bisogna far capire che sono argomenti necessari. Cioè perché il trash ci può stare, però non deve esserci solo quello. L'unica cosa, chiaro, giusto, giusto. Senti, il club della tovaglia, che è un, un simpatico duo del, del gioco da tavolo. Eh, ha iniziato a fare video su Facebook e su credo anche YouTube di video tutorial, unboxing di, di giochi da tavolo. Sono incuriositi dal mondo di Twitch, ti chiedono qualche consiglio: cosa consigli oggi a qualcuno che vuole approcciarsi al mondo dello streaming su Twitch o in generale dei contenuti su Twitch? Innanzitutto, divertirsi perché è, è la cosa principale. Se, 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 sei co se sei lì per diventare famoso, l'utenza se ne accorge immediatamente, cioè proprio al primo sguardo. E poi di non iniziare investendo troppo, cioè di iniziare a fare ciò che si vuole con quello che si ha e vedere se, se si ha riscontro. Per esempio parlare delle proprie passioni, eh, secondo me è, una cosa che va molto è lo storytelling, no? Quindi parlare delle proprie passioni, di come, eh, perché stanno facendo quello che, che fanno, eh, di come il gioco, di di gioco da tavolo ha influenzato le loro vite, del perché è bello il gioco da tavolo, sarebbe interessante. Preparare magari delle, delle live eh, in cui parlano appunto di, di, ciò, eh, di, di chi sono e di cosa fanno e vedere pian piano come risponde l'utenza. Perché una cosa positiva è appunto che la chat eh, permette anche di indirizzare la live in una determinata direzione, perché avendo il feedback immediato tu sai se una cosa sta andando bene o no, quindi puoi, anche se sei partito con una determinata idea, puoi cambiare rotta e lasciarti eh, guidare da ciò che... Da ciò che il pubblico ritiene più interessante, sempre senza perdere l'identità, ovviamente, cioè non diventando schiavo del pubblico, però perché sembra poi Beh, la, la cosa bella un po' di tutte le live è che puoi andare un po' più a braccio, nel senso non sì. devi avere una sceneggiatura, un copione pronto all'uso come invece magari devi fare su un video montato su YouTube dove hai dei tempi tecnici devi stare in, in una storyline. Però per esempio, sì. YouTube eh, di più... Col, col fatto del montaggio te la puoi ges gestire meglio. La live è un po' più anche se puoi andare occhi okay, a braccio, però comunque è più complicata perché ti può succedere che il problema tecnico. Ti può eh, ti possono attaccare i troll. Può succedere di tutto durante, <ride> durante la live, sei un po' più esposto, sei un po' più sì. a nudo. Questo, questo è chiaro, Senti, ma recentemente io ti ho visto all'opera anche su, con un media che non è propriamente 3 o 4.0 ovvero la radio, avete <ride> fatto diverse <ride> trasmissioni di radio, radio classica, proprio mixeroni, sì. microfononi con l'FM, era un mio sogno da bambino, era un mio sogno da bambino andare raccontaci bambino. un po' questa esperienza, com'è nata e com'è stata? Allora, eh, una radio locale radio città Pescara ci aveva invitato eh, a parlare di Nerdando un paio di anni fa. Allora siamo andati siamo stati intervistati: un'intervista anche abbastanza lunga, durò due ore e siamo piaciuti particolarmente, dato che c'era un buco nel palinsesto, non c'era una trasmissione che parlasse di cultura pop, ci hanno chiesto se avremmo voluto parlarne. E così ci siamo presi un paio di mesi e abbiamo creato Nerdando Nerd che era, dico era perché eh, per un po' di problemi abbiamo dovuto chiudere la trasmissione. E, presente, ogni settimana parlavamo eh, di tutto ciò che era successo nel mondo nerd eh, e di un argomento in particolare che decidevamo facendo un focus particolare su un qualcosa di... Che ritenevamo importante è stata mm. un'esperienza bellissima. Perché vabbè, per noi ragazzi degli anni 80 l'idea di entrare in una radio, proprio, ma, non di quelle nuove, no? proprio vedere questi mixer giganti, sentire l'odore del legno eh, della, dello studio, è sempre, penso che sia stato un sogno da tutti da ragazzini. Insomma, perché anche perché. Io sentivo parecchia radio perché non, non c'era Twitch, non c'erano i social, quindi quello Ma, era intrattenimento. Questo contenuto al di là del periodo Covid, che ovviamente immagino non abbiate potuto proseguire, eh, è stato costruito in accordo con la radio o abbiamo dato proprio carta bianca? No, ci hanno dato carta bianca. Eh, infatti siamo stati contenti. Sapevano che non siamo volgari, diciamo, e che potevamo fare comunque. Diciamo, abbiamo un linguaggio diciamo, pulito, eh, siamo abbastanza esperti di probabilmente cioè, probab no? visto che eravamo su Twitch, e quindi per quello ehm, penso che ci abbiano scelto. In realtà non ho mai chiesto le motivazioni, tendo a non chiedere le motivazioni perché potrei rimanerci male, quindi no? non chiedo eh, mai, eh, è giusto, giusto. giusto. Quindi senti, ma quando hai avviato il mixer, era proprio come in radio Freccia, che è, che diceva sì. che la tua voce è sempre la tua, ma sembra un po' più vera. Sì, esatto. Mi sono sentito. Beh, guarda, mi sono sentito proprio come in radio Freccia. <ride> è vero. Sì, è, anzi, guadagna autorevolezza, no? Sapere che ti sentono in radio, se, che ti sentono in auto durante. Mentre magari qualcuno è in, nel traffico è pazzesco. Poi, cioè, dato che noi venivamo dopo il, il radio giornale, no? Quindi c'era anche responsabilità. <ride> sì, è stato vero, un vero. periodo, vero, vero, vero. No, ma infatti, ora, Radio Freccia, no, è uno dei classici esempi di come in Italia non valutiamo mai quello che facciamo. Non che sia un film da Oscar, però, un film, secondo me. Interessante, vero? No? Che racconta una delle moltissime storie che possono aver abitato prima il mondo delle radio fai da te con i baracchini, eccetera, e poi tutto il mondo delle web radio, che è stato un fenomeno incredibile alla fine degli anni 90, primi anni 2000, perché si poteva, grazie a delle piattaforme piuttosto innovative, fare. Eh, le prime forme di streaming di, di radio alternative, quindi potevi avere i tuoi, i tuoi follower, potevi fare la tua musica, potevi fare il tuo palinzesto, che era una roba mai vista, perché poi le frequenze sono, sono etere, quindi è abbastanza complicato aprire una, una radio tradizionale. E una cosa che mi rimase sempre impressa di quel film, e che vorrei anche condividere con te sul profilo Twitch Intrattenimento Digitale, è quando mi sembra si chiamasse Bruno il protagonista. Ora cercavo prima qualche riferimento, ma, ma non l'ho trovato. Comunque mi ricordo che eh, diceva appunto che senti che puoi dire quello che vuoi, però sai anche che quello che dici deve essere il massimo, no? Perché ha un peso, perché sì. quando è registrato lì e detto lì non lo puoi più rimangiare, cioè qualcuno l'ha sentito ed è immortalato. Una cosa che ho notato facendo queste cose qua è che io non ho cambiato il mio pensiero raccontando le cose su YouTube del nostro settore, il nostro mondo del gioco da tavolo, però la, le persone ti danno più credito, quindi le dicevo privatamente nello stesso identico modo, se però le vai a dire su YouTube, se le registri, se le streami, se le fai uscire eh, sulla televisione o sul monitor di un computer, è tutto più vero, cioè ti danno più peso. Secondo te perché accade questo, questa cosa? Perché poi la persona è sempre quella persona lì. Cioè, eh, però, se parli, però se parli tra amici, cioè, hai quel pubblico lì. Invece su, su YouTube, su Twitch, in radio, hai un pubblico tendenzialmente infinito, no? Tu magari... La Ma che per Perché se dici una cosa su YouTube, anche le persone che ti conoscono gli danno più peso di quando le dici... Perché una dichiarazione pubblica. E lo stesso, ti, secondo me, ti, vieni messo al pari di, di un politico, di un calciatore che rilascia una dichiarazione, no? Perché rimane lì, cioè è disponibile a tutti. Quindi, una volta che tu hai detto uh, una determinata frase, è rimane lì impressa. Quindi, di conseguenza, magari pensano anche che. Le parole nel mentre no? utilizzando il web, cosa che poi non, cioè almeno dal mio punto di vista, non è vero. Anzi, spesso sono un fiume in piena come nella realtà, però penso che sia per questo perché rimangono e di conseguenza sono più credibili. Sono lì. Eh, 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 sì, ottengono maggiore credibilità. Ma l'hai vissuta te sulla tua pelle, questa cosa? Allora, io continuo a, a comportarmi come mi comporto sempre, però sì, cioè, i, i, alcuni miei amici mi prendono anche in giro, però, per esempio, poi in privato mi chiedono consigli. Cioè, ho guadagnato qualche... Diciamo, qualche punto, <ride> sì. Senti, ora, ora arriviamo invece al, al capitolo dolente. Eh, sì. L'abbiamo un po' accennato all'inizio all puntata, ma... Eh, se tanto mi dà tanto venerdì sarò coinvolto in una Q&A all'ultimo sangue proprio su questo argomento, quindi ti chiedo aiuto stasera e ne, e ne parliamo un attimo, della hype culture, no? Quindi la, no. la cultura dell'hype sfrenato e ti chiedo un assist o quantomeno un confronto su quello che è stato il più recente fenomeno di hype e di polemica che è Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, eh, Cosa ne pensi innanzitutto della cultura dell'hype? Cioè, che cos'è per te l'hype e che cosa sta portando in tutti i settori: videogioco, gioco da tavolo, gioco di ruolo? Ah, po posso dirti una cosa? Eh, da quando c'è Nerdando, sono un po' meno legato all'hype rispetto a sei anni fa. Eh, perché fortunatamente spesso abbiamo le anteprime, no? Quindi non ho, diciamo smorzo subito <ride> quella, quella scimmia che potrebbe venirmi, eh, avendo la possibilità e la fortuna di poter usufruire di un sacco di, eh, di titoli o di poter vedere magari un film in anteprima, e quindi non lo so, non, non la vivo più, no, sogno di meno rispetto, rispetto a prima. Penso che però molte aziende, molti produttori, molti autori se ne approfittino di questa, di questa um, fenomeno sociale, potremmo dire e uti lo utilizzino. So che non sono delle onlus, però spesso lo utilizzano in maniera criminale per vendere di più. Il caso okay. di Cyberpunk è un caso pazzesco. Secondo me, è, per buona parte dell'utenza, è, è uno scam. È una, è una truffa. Cioè, allora. CD Projekt non ha assolutamente in nessun modo trasmesso mai, ha fatto vedere trailer uh, gameplay ma sempre su macchine performantissime perché non ha mai fatto vedere il gioco su Playstation 4 o Xbox uh, o le Xbox uh, di, di, gener di generazione precedente perché sapeva che il gioco non, non, non reggeva lì, sapeva che non avrebbe venduto e invece è stata lì a, a generare hype, generare hype vendendo un casino, ma di fatto truffando eh, l'utenza. Eh, questo per me è, è gravissimo. Ma il, secondo te, nella creazione dell'hype, c'è da parte delle aziende la speranza che vada tutto bene in qualche modo rocambolesco? Perché a un certo punto, per quanto hype puoi generare, alla resa dei conti ci arrivi. Eh, allora lì io, eh, se, vabbè, se parliamo di, proprio del caso specifico di Cyberpunk, non è un caso che il gioco sia stato rinviato per esempio. Mentre era allora, no, non ho mai sentito di un gioco rinviato in Gold, cioè loro erano già in Gold, ovvero avevano già eh, co le copie registrate cioè, sul, sul supporto digitale e hanno aspettato. Cosa hanno aspettato perché hanno rinviato? Perché così sarebbero uscite le console di nuova generazione e molta gente. Avrebbe reso il gioco su quelle console, quindi non avrebbe avuto i problemi che invece c'erano. Secondo Ma me, non si molti... è conto dell'hype culture eh, perché eh, la Sony e Microsoft hanno creato un hype infinito sulla Next Gen che è andato a sold out prima di arrivare in casa di chiunque. So sono i più di Xbox, secondo me quindi eh, sono per quanto... stati fottuti dal loro stesso meccanismo, in poche parole. <ride> No, anzi, gli è, è andata bene, però, il fatto che molti abbiano comprato le, le, console, le console nuove. Ma io la vedo come, ehm, cioè, spesso, come andare sulla cima di una, di una montagna, no? E far, roto loro fanno rotolare il sassolino nella speranza di trovare una valanga alla fine. E credo che a questo punto ci siano proprio studi per fare ciò perché quello che ha fatto CD Projekt è, è stato mirato a generare tantissimo hype e penso che anche le altre aziende facciano così. Per forza. Però la cosa che mi sfugge è questa, ora CD Projekt non se la sta passando benissimo dopo quello che è successo, abbiamo visto il post di scuse, abbiamo visto il ce la faremo tutta per patch 1, patch 2, patch 3, patch 168. Sì, hanno fatto un fatturato enorme in termini di preordini, si parlava di 8 milioni di copie vendute se non, se non sbaglio. Eh, ma al tempo stesso non, non è stata un, una transizione facile perché hanno ricevuto anche una shitstorm senza precedenti nel mondo videoludico di questa proporzione con questa intensità. E questa cosa prima o poi la paghi o no? Ti faccio questa domanda: e c'è The Witcher 4? Non vende? No, no, allora sono sicuro che venda, sono sicuro che venda, non riesco a capire se vende x per cento in meno, uguale o x per cento in più del se fosse andato tutto bene con Cyberpunk. Ma secondo me, allora se loro sono bravi, la riescono a riprendere questa situazione? Perché okay. eh, spesso eh, penso che tu potresti insegnarmelo. Quando succede qualcosa di male, eh, un bravo social media manager, una brava strategia di comunicazione, cioè un'ottima strategia di comunicazione ti permette di prendere quel male e trasformarlo in bene, no? Perché è lì che è proprio eh, il punto più che puoi raggiungere il punto più alto. Perché se va tutto bene, non, secondo me, non riesci neanche a migliorare. Invece, se riescono ad avere un'ottima strategia di comunicazione, e un'ottima e riescono a mettere in ehm, riescono a fare ciò che hanno promesso potrebbero anche vendere più copie eh, in futuro con i, con i prossimi prodotti certo eh, i, gli schiantos cantavano largo all'avanguardia pubblico di merda tu gli dai la stessa storia tanto lui non ha memoria quanto tempo ri, la gente quanto tempo ricorda che qualcosa è andata male, pochissimo perché tanto fra un po' ci sarà un altro prodotto che, che, che avrà dei problemi e quindi si va a dare addosso a quello e è sempre così cioè l'odio si catalizza e rimane lì fisso per qualche giorno ma comunque ci si scoccia anche di quello e quindi poi si, si trova il prodotto nuovo da odiare quindi secondo me non, non avranno no. problemi quindi, se interpreto correttamente il tuo pensiero, parlando di numeri numeri alla mano, eh, CD Projekt ha incassato qualcosa come oltre 500 milioni di dollari per eh, il preordine, per le vendite al day one di, di Cyberpunk su tutte le. Su tutte le solo preordini, scusami, su tutte le, le piattaforme. Eh, con costi di sviluppo ampiamente superati, ampiamente surclassati da questo tipo di incasso. Si è beccata una tempesta di, di merda in pochissimi giorni, che fra l'altro, ha avuto anche un impatto reale finanziario, perché le azioni sì, sono, eh, crollate. sono crollate a picco. Insomma, basta vedere, cercare CD Projekt e azioni, la curva fa BAM! Eh, anche se sta, sta già riguadagnando quel posto di scuse, promesse, eccetera, perché poi il mondo borsistico, specialmente, si basa molto sulle parole, sulle promesse, più che, più che sui fatti, se Reggono botta e il prodotto comunque, in qualche modo, viene sdoganato, apprezzato, e alla fine si arriva a una forma di fruizione con l'aiuto di un merdone che pesterà qualcun altro. Il, il trick, la magia è avvenuta. Quindi, sì, il ma Basta aspettare il prossimo presevole. titolo, il prossimo, tu, titolo? Tu pensa, il prossimo titolo. Ubisoft, tu pensa a Ubisoft <ride> che sistematicamente, per esempio, con Assassin's Creed Valhalla ha fatto un buon lavoro però pure lì è arrivata la, la tempesta di, di merda purtroppo ci sono situazioni che si vengono sempre a creare quindi, penso, quindi secondo a un certo me punto però possiamo dar ragione alle aziende che sfruttano l'hype culture cioè alla sì. fine se il consumatore ha il potere ultimo di fare arbitraggio e comprare ciò che è meritevole di essere comprato non ciò che viene venduto meglio ma continua a perseverare nel suo errore di comprare ciò che viene venduto meglio non necessariamente ciò che merita di essere comprato eh, l'industria andrà sempre in quella direzione ma io, non, no? eh, io non faccio non do una colpa alle aziende do la colpa all'utente che continua a errare <ride> l'azienda che deve fare se vede che continua a vendere continuerà per, perché deve modificare il proprio comportamento cioè se, se, se ora CD Project ne esce indenne che che insegnamento dà che si può uscire tranquillamente da ogni situazione no quindi perché cambiare a quel punto però è anche vero che alcune aziende stanno eh, annunciando che alcuni titoli che sarebbero usciti anche per le console del gen non usciranno per console del gen quindi qualcuno si è spaventato da questa, eh sì. da questa situazione quindi Forse non è ancora una strategia così padroneggiata alle aziende. Alcune ci provano, magari ci riescono, però è sempre un rischio. Beh, sì, è sempre un rischio. È per, ma per meno male che sia così, perché altrimenti avremmo de delle truffe continue. Quindi, per, per, ripeto, per me quella di CD Projekt per uh, old gen è una truffa, perché loro lo sapevano bene. Cioè, no, non ci credo che non hanno testato il gioco. Anche perché, eh, vabbè, io ho studiato informatica. La fase di alfa test e beta test è importantissima. Io non ci credo che non, sap non sapessero cosa andavano a mettere sul mercato. Eh, però hanno voluto, l'hanno fatto lo stesso. E comunque ripeto: a parte questa shitstorm, che secondo me verrà a chiudersi tra qualche settimana, mh, ne usciranno pressoché indenni, anzi quindi con un messaggio non bellissimo per, per tutta l'industria. Noti delle analogie con il mondo di Kickstarter per il gioco da tavolo? Allora, guarda, che a, me... Che... Che ti... <ride> a me Kickstarter non piace molto. Cioè, allora, piace se utilizzato da uh, Franco Incerignola che ha un'idea innovativa e cerca e cerca dei fondi se eh, ora no, non ricordo come si chiama la, la società di zombie side eh? eh. Simon. Come on, come Simon. Come on. vabbè comunque eh, c'è cioè loro che continuano a produrre queste espansioni di sto gioco e, e lo continuano a portare su kicksta kickstarter con zero rischi cioè eh, a me per esempio da quel punto di vista non, non piace eh, l'utilizzo di kickstarter da parte di aziende già affermate eh, dovrebbe, cioè, era nato con un nobile intento e ora no, non c'è più, non più. Beh, Kickstarter però è il maestro come piattaforma dell'hype culture no? Qua, cosa si valorizza di più di un Kickstarter? i, i, i minuti in cui è stato eh, finanziato il progetto eh. che non vogliono dire assolutamente niente perché al day one eh, Natale... Eh, a Kathmandu è sicuramente uno dei più acquistati al botteghino non per questo è indice di qualità del, del prodotto necessariamente Quindi, eh, però noi ci siamo sui numeri ormai perché certo. il numero è reale il numero non cioè, la qualità chi la decide i numeri perché tu puoi dire ok questo e lo dico da, da persona che odia i numeri cioè odia gli studio però non, non mi piacciono perché non, è, non sono sinonimo di qualità però, quando tu vai a vendere un prodotto a un PR a un'azienda, cosa, cosa vai a vedere? Vedi cosa fa? O vedi? La prima cosa che vedi non sono i numeri, sì. Quindi, di conseguenza, se, se hai dei buoni numeri, eh, continuerai ad andare avanti. Comunque, stasera è tutto Boris, eh. la qualità ci ha rotto. <ride> <cazzo>. <ride> Eppure ci sono dei classici intramontabili, ormai su, su queste cose qua. Vabbè, no, effettivamente, guarda, il ragionamento che hai fatto su, sull'AppCounter lo condivido pienamente ed è un, come sempre, c'è un detto, no? Market is always right, il mercato ha sempre ragione. Perché? Perché alla fine quando si scambiano bene i servizi, qualcuno fa una proposta, qualcuno decide o non decide di accettarla. Se l'accetta, avviene lo scambio e il, il prezzo è quello che viene pagato per quello scambio. Fin tanto che ci sono persone disposte ad acquistare quel tipo di bene, significa che quel bene va bene in quel modo lì. E quindi truffa o non truffa, scam o non scam, eh, hype sovradimensionato: che sia, fin tanto che il sistema viene alimentato, non c'è ragione di smettere. Il paradosso esatto. è però è che poi il consumatore che si appella in una sorta di crociata spirituale alla ricerca della qualità che però non finanzia perché finanzia agendo soltanto per eh, diciamo affinità sociale no? vedo cosa fanno gli altri mi aggrego eh, alla massa acquistando quello che acquista la massa perché se lo fanno tutti allora è la cosa giusta anche per me che per assurdo è un concetto di massificazione estrema per cui come dicevi te è il numero che guida la scelta non più la scelta che guida la scelta cioè, non stiamo scegliendo, stiamo spendendo soldi laddove ci sono più persone a farlo. Che è il, il vecchio trucco di marketing che dai Mad Men a oggi era quello di dire: fai entrare cinque persone alla volta nel tuo locale, così si crea la fila e le persone continueranno ad arrivare perché vogliono entrare dove non possono. No? E sì. questo è un po' il principio, no? il, il, il contenuto esclusivo, l'accesso anticipato, tutte queste cose. Servono esclusivamente a dare l'urgenza al consumatore di aderire a qualcosa a cui stanno aderendo tutti, potrebbe esserne tagliato fuori, ma indipendentemente dal cosa sta aderendo. Io non mi sorprenderei se si arrivasse un giorno a finanziare un progetto sulla carta bianca: cioè sarà un gioco fichissimo. Pagatemi! Ma che gioco sarà? Chi se ne frega: 30 milioni di, di pledge in soli 5 minuti. La sì, sensazione se non, non è così, così paradossale, sai? Se lo fa la persona giusta, l'azienda giusta, non è così paradossale. Hai ah, anche te questa sensazione, no? Sì, sì. E, e io nel videogioco questo la subisco tantissimo perché mi ritengo abbastanza eh, poco suscettibile all'hype perché ho poco tempo, quindi passo tantissimo tempo a informarmi su un prodotto. Poi ogni tanto scivolo miseramente perché Cyberpunk per me è una. Eh, è proprio il genere Cyberpunk, il sottogenere Cyberpunk per me è uno dei più affascinanti. Il tipo di ambientazione l'adoro. Lì hanno fatto quello che eh, ha iniziato ultimamente Netflix no? con la cultura anche della nostalgia. Perché eh, secondo me si sono basati anche tantissimo sul gioco di ruolo cartaceo, dato che all'epoca comunque c'erano tantissimi giocatori che in un modo eh. o nell'altro lo hanno provato e di conseguenza eh, i, i bambini degli anni 80 sono i 30-40 anni eh, dei, dei giorni nostri e sono quelli con il denaro. Certo. Quindi, Penso che abbiano sfruttato anche questo genere di... L'effetto nostalgia è una macchina da, da hype clamorosa, sì. perché già conosci, hai già un'aspettativa, cioè ti dicono Cyberpunk e te sì. già pensi esatto. quale può essere il gioco e ti costruisci la tua idea di gioco ancora prima che te lo presentino, quindi hai già la mano sul portafoglio, non dico i soldi in mano, ma... Stai pronta a sfoderarla, no? Vabbè, vedi, vedi questo, no? Con eh, non c'è stato quando ci fu. Ora, certo, no, non, ho, certo. non ho seguito tantissimo il diciamo il nuovo progetto, però per esempio, ho visto quel Kickstarter che non è mai partito Beh, hanno lasciato i soldi in faccia eh, anche esatto. preoccupandosi dei, dei diritti dell'opera. Esatto. E quando e Hasbro ha lanciato la sua piattaforma di crowdfunding con Iroquest, cioè, non solo hanno. Finanziato io queste non avendone minimamente bisogno perché è la prima potenza al mondo nel settore del giocattolo, ma hanno costruito con quei soldi una piattaforma di crowdfunding con cui potenzialmente lanciare infiniti progetti senza manco pagare la mazzetta Kickstarter quindi il top della, della hype culture in un'unica un formula. Però io ti faccio una domanda da videogiocatore. Non so se hai avuto. Hai giocato a Deus Ex? No. Non l'ho mai non giocato Deus no, no. ecco, La riflessione che faccio giocando a Cyberpunk, più mi addentro in Cyberpunk, è che Cyberpunk per me ha tantissimo effetto nostalgia, mia ambientazione preferita, un sacco di cose che quando entro sono un bambino con gli occhi cuoricinosi, più lo gioco e più penso che Deus Ex sia stato un gioco incredibile in termini di meccaniche, sia l'uno che il due, e che tutto sommato è passato, non dico sotto traccia perché ha avuto un buon successo, ma avrebbe meritato molta più popolarità, visto quello che sta accadendo oggi. E non parliamo di un gioco di vent'anni fa. Eh, eh, ci rendiamo eh, conto quindi che l'hype culture accelera il degrado qualitativo aumentando per, per, per assurdo il consenso finanziario? Sì, ma poi c'è un appiattimento perché eh, si cerca di copiare. Cioè, eh, una volta che tu entri in una comfort zone e vedi che, stando in quella comfort zone, continui a vendere, perché devi uscirne? Perché devi creare l'innovazione? È un po' quello che sta eh, avvenendo ora, no? Ci sono mm. un sacco di remake... Cioè, se pensiamo che la killer app di PlayStation 5 è Demon's Souls, che, che è un gioco di un decennio fa, cioè, non è un gioco nuovo, è una remastered, eh, mh, ho notato che c'è proprio un appiattimento eh, del eh, mh, non c'è voglia di nuovo, si, si rimane sempre in quella, in quella comfort zone senza uscirne, ma anche al cinema, se ci pensi, no? Certo. Seguiti, remake, eh, e non, non, non c'è quel coraggio che, anche perché spesso il coraggio allo stato attuale è follia. Perché se provi una nuova, a tirare fuori una nuova IP o una nuova idea, hai il rischio di, per quanto possa essere bella o di qualità, hai il rischio di trovarti con un pugno di mosche in mano a fronte di un investimento bello grosso. Vero, vero. E un'industria deve sempre puntare su, su numeri più o meno certi, cioè sulla certezza di arrivare al break even e poi al. Quindi il punto di pareggio dell'investimento e poi al profitto, altrimenti gli azionisti si incazzano eh, e, finisce, e finisce malissimo con dei fenestramenti vari. Però, però il pubblico dà anche segnali contrastanti, perché la massa non è una testa sola, è un fenomeno che si muove, si autocontamina, si modifica in continuazione. Perché se è vero che il già visto, lo scontato, l'aipato... Eh, sono moneta facile per queste aziende. Poi arriva la regina degli scacchi, poi arriva Among Us, cioè arrivano delle idee che non ti aspetti e che esplodono. Among Us, però, per esempio, è un gioco di due anni fa. Among Us è esploso perché è, è rilanciato. È... A ecco, allora cosa succede in questi, in questi casi? Come mai a volte il prodotto che non ti aspetti ce la fa contro ogni pronostico? e invece il prodotto che dovrebbe farcela perché alle spalle 157 milioni di euro di investimento non riescono a tenere la testa incollata ai personaggi nel 2020? Eh, bella domanda. Non mi sono mai trovato in una, in una situazione del genere. Che, eh, però anche quella non la possiamo vedere come anche quella come hype culture. Cioè, se ci pensa. Non è stata creata un'aspettativa. Un cioè, la regione di Scacchi è arrivata lì e ha detto: Sono una serie Netflix, guardatemi. E per, eh, allora, su Netflix, io ho un'idea un po' particolare. Netflix si basa sulla quantità, non su, sulla qualità. Vero. E non riesco a capire. Ah, ti faccio un esempio: sarà molto impopolare. La casa di carta è una serie di merda. Diciamocelo. Se, sono triste. Ora ci, ci prendiamo dei vaffanculo che non finiscono mai da sport, visto il periodo, ma sono pienamente d'accordo con te. È ora di dirlo. Quella Guarda, serie da... è una cagata pazzesca. È, è una roba che veramente cioè, banale. La prima, allora, la prima stagione poteva starci, poteva sì. star, però doveva finire lì, che poi finisce pure bene. Cioè, questi qua che riescono, vabbè, comunque. Eh... Ma io dico che la conclusione degna io spero che, di non spoilerare nessuno il caso spoiler alert sto per dirvi il finale della casa di carta 1 3, 2, 1 ma fuggire con un camion della birra mentre la polizia viene lì da te è la cosa più assurda che abbia visto dai tempi di scuola di ladri con eh, il e, e compagni c'è cioè, gente che, che osannava sta, la scrittura no ma cosa cioè Netflix ha piattito le coscienze perché ora purtroppo ehm, cioè purtroppo per fortuna eh, tendi a non scaricare più no? avendo tutti questi servizi di, di streaming però eh, Netflix ha delle produzioni veramente schifose eh? vabbè la, la regina degli scacchi non, non è tra queste però se, se ci fai caso, loro fanno tantissime serie, ma molte sono so spazzatura, sono proprio brutte. Certo. Però certo. vengono anche lì. Come ha fatto la casa di carta diventa un fenomeno? Cioè, veramente. Beh, la carta, una... Secondo me ha degli stratagemmi che funzionano. È uno degli stratagemmi più antichi del, mo del mondo delle serie, delle sceneggiature è senz'altro. La forte personalizzazione dei, dei personaggi. Ognuno di quei personaggi rappresenta un archetipo di persona specifico in cui la massa, individualmente divisa in settori, può identificarsi. Quindi eh, la bella e dannata, il genio che però ha delle doti che non ti aspetti, la paladina della giustizia che scopre il caos. Quindi sono tutti archetipi che viviamo e subiamo da che esiste la commedia greca e che se ti ritengono propinati con un po' di coolness, un po' di figaggine del momento, un po' di entrate, eh, fucile in spalla, ti fanno parteggiare per uh, il male, no? Però siamo ben lontani dai Breaking Bad o dai esatto. Sonso Fanart, no? Che se vogliamo... Ma pure il Prison Break, no? Sì. Per, eh, perché comunque ho visto molte similitudini, però la prima stagione di Prison Break era una roba fuori scala rispetto a Casa di Carte. E penso che se la siano guardati un ottavo delle persone rispetto alla esatto. casa di cari. Ma eh, sì, su questo sono d'accordo. È anche vero che intanto appunto, scoppia il fenomeno improvviso. Among Us, un'applicazione Cina di due anni fa, che peraltro non è altro che un'implementazione digitale di un vecchissimo gioco che è Lupus in tabula e, tutte le sue, e tutti i suoi derivati, ha avuto un botto clamoroso e è diventata appunto un'app multimilionaria, quindi con un interesse economico gigantesco grazie a Twitch quindi Però ancora una anche, volta c'è anche un'altra co cosa su Among Us è gratuita per smartphone perché quello che eh, fa molto è il eh, quali giochi vanno di più allo stato attuale su Twitch? Fortnite? Perché è gratis cioè il free to play è, è una bomba perché può essere fruito da da tutti a, a zero quindi, secondo me, molto ho fatto anche quello, perché se Among Us fosse cost costato 20 anche 20 euro, non avrebbe avuto il successo che, che ha avuto. E nessuno Sensato, però ci mette sono più di 60 milioni di app gratuite e ne sfornano una quantità industriale settimanale. Qualcuna ce la fa, qualcuna no. Non so se ti ricordi, una decina di anni fa, Razzle. Cosa? No, cazzo, ci giocavo tantissimo. E quindi, vuoi dire, Candy Crush Saga, che ha trasformato una... Una piccola software house indipendente in un colosso multimilionario, poi acquistato da Microsoft, perché eh, Zinga è stato, è stato poi comprato da Microsoft. Quindi, eh, co, co, con giochi tutto sommato semplici, ma con la gratuità che dici, che, che li rende super fruibili, super accessibili, anche se poi. Sono quasi tutti freemium perché poi alla fine il dollarino o i due dollarini ce li butti sopra. Yeah, yeah. E, e fra l'altro è, è stato il grande successo di League of Legends e di tutti i Dota Like, Fortnite e, e via dicendo. Però in questi casi vedo comunque dei fondamenti di qualità. Cioè vedo una struttura potente. Invece la deviazione che stiamo eh, vedendo nell'industria videoludica, ma tantissimo anche nel board gaming è una direzione impostata sulla vendita, non sulla qualità del progetto. Cioè, eh, io pensavo a questa cosa l'altro giorno, ma ti ricordi quando eravamo, noi siamo quei tani, quando eravamo piccoli con i CD Twilight e poi con The Games Machine, con le demo di The Games Machine, eh, quello era il modo per iparci, cioè provare il gioco. C'era la recensione, poco altro, i forum, qualche forum, IRC. Oggi, quando devi documentarti su un videogioco che deve ancora uscire, sono tutti trailer cinematografici. Cioè, prima di vedere il live action di un gioco, il release, passano anni. Anche questo aspetto come lo interpreti? Io da, da videogiocatore sono frustratissimo da questa cosa. Anch'io, però, anche, anche questa è, è hype culture, no? Cioè, tu crei hype facendo vedere dei filmati. Cioè, io mi sono emozionato quando ho visto il primo filmato di Demon's Souls essendo un appassionato della saga però non, non era un, un filmato cioè non, non c'era niente o come mi sono emozionato vedendo il tra cioè trailer Sì, vabbè chiamavano trailer di Resident Evil 8 non si è visto niente però vedi uno zombie vedi, vedi un personaggio della saga e, e ti emozioni purtroppo penso che sia naturale cioè proprio che va a agire sulle, va a toccare le corde giuste quindi genera genera comunque desiderio e seco secondo te è possibile che si sia creata a questo punto della storia una dicotomia una, una bipolarità precisa fra l'industria tripla A che quindi deve pensare al fatturato di massa con tutti gli stratagemmi e le tattiche del caso e tutta l'indiculture che invece punta ancora a la reputazione qualitativa del prodotto sì però mi sono reso conto anche che molti indie eh, cercano di scimmiottare i titoli tripla cioè, prima il mondo indie eh, ti parlo di videogiochi era molto d'avanguardia quasi perché trovavi dei titoli pazzeschi cioè delle Ftl. idee eh FTL, sì. ne 1 uno eh, fast and sì. dead live quello era belli, cioè è bellissimo ancora c'erano tanti ma anche un titolo Paper, Paper Please non so se l'hai mai giocato Sì, è meraviglioso, eh, quello dove sei l'agente di controllo la carriero, alla dogana sì. Sì, e di... decidi chi fare entrare e chi no cioè quello è barato, sì. veramente due tasti eh, accetta o rifiuta sono stato lì a, a timbrare cartellini a i passaporti per ore. Cioè, idea semplice. Ho oh, un altro gioco che ora non mi viene in mente: quello della guerra. Eh, era The. Den... This of Mine? Sì, bravissimo. Quello per me fu un pugno nello stomaco. Io ho messo anche. Che, stagion, che ha un po' bravissimo. reinventato quel tipo di, di, di party eh, role play game. Diciamo così. Sono comunque. Eh, sì, però. Eh, a, a, tutti quanti hanno innovato in un modo o nell'altro eh, il, il videogioco e ora però vedo molte poche innovazioni, cioè anche gli indie cercano di andare sul sicuro, è difficile, sta diventando sempre più difficile eh, vedere qualcosa, di, anche perché ci sono, tanti, sono stati sformati milioni di titoli, questo è vero. Però è sempre più difficile trovare qualcosa di nuovo rispetto a, come dicevamo prima, perché il, il sicuro è sempre, ti dà maggiore affidabilità. Chiaro. E è poi che... secondo me l'altro problema fondamentale è questo. Quando il mondo del videogioco è nato, ma diciamo già dal, dal mondo dell'arcade, quindi della sala giochi, eccetera, il, il prodotto era, era poco. Cioè, c'era poca roba se pensi ai giochi di sala giochi oggi da piccoli ci sembravano tantissimi, ma poi erano due o tre shootem up, eh, un paio di picchiaduro. Se sì, più o meno li giochi eh, eh, guarda, che privo, i primi anni si giocavano quasi tutti, praticamente, quelli che uscivano, eh, quelli anni anni tutti. Anni, tutti oggi. Apri Steam e non sai dove sbattere la testa. Quindi Vero. capisco anche le indie company che dicono: io come faccio a emergere oggi? Perché ieri facevo Bubble Bubble, un gioco di una ripetitività infinita, ma un livello di difficoltà eh, a curva iperbolica, e potevo arrivare in tutto il mondo e essere super oggetto di desiderio di, 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 di migliaia e migliaia di gamer. Oggi non lo puoi più fare un Bubble Bubble facilmente, intanto perché le aspettative tecniche degli utenti sono molto più alte. Quindi già un, un faster than light è molto meno ingenuo di quello che sembri, perché ovvio che non hanno a disposizione ehm, il, il 3D fotonico, però utilizzano le sprite, le musiche, i ritmi della narrazione, certe, certi scamotaggi anche narrativi in maniera eccelsa, si vede che c'è dello studio, della preparazione, di altro, non è fatto così per provare, facciamo due draghetti che aprono la bocca e sparano bolle. E quindi da una parte devi cercare di stare al passo con un mercato che è molto all'avanguardia. Dall'altro devi cercare di distinguerti in qualche modo. E, e, e però, se questa distinzione si va a appiattire, allora l'industria sarà sempre più tripla A con tutto quello che, che, che ne deriva. Io vedo questo parallelismo anche nel gioco da tavolo: cioè con l'incremento industriale dei finanziamenti ai progetti Kickstarter che possono essere i A del videogioco no? quindi miniaturone componenti super deluxe scatoloni, 80 euro a botta e i numeri che raggiungono è sempre più disincentivante fare tutto il lavoro di editing classico dalla eh, tutte le fasi eh, di, di pre-produzione e contrattazione non lo so, probabilmente chiedo, non usciamo come usciamo da una situazione del genere? Se spesso me lo chiedo, cioè come fare a risvegliare gli animi, a risvegliare la creatività se poi vedi che magari, ok, investi tempo e denaro in un progetto e non va, e comunque crei un caso, perché se, se fai un flop clamoroso si viene a sapere, quindi perché gli altri dovrebbero rischiare quando andando sul sicuro, sì, si, cioè a, avrai comunque i tuoi introiti? Come ne usciamo? Non ne ho idea. Allora, il, il ragionamento che mi faccio io è che non ne usciamo e finiremo in un circolo di aggregazione di marchi di impresa che poi domineranno tutta l'industria. E basta fare un parallelismo col settore automobilistico. Al, agli albori delle automobili, qualunque fabbro, qualunque carpentiere, assemblava un'automobile. Con pochissimo. Poi... L'industria automobilistica ha raggiunto degli standard elevatissimi e oggi non è che apra una casa automobilistica nuova dietro l'altra. Cioè, quando è arrivata Tesla, erano anni che non si vedeva una nuova casa automobilistica, e Tesla, per imporsi sul mercato, ha dovuto avere un frontman stratosferico con è alle che... spalle successi multimiliardari su altri fronti e innovare. Cioè, dire io vi faccio l'auto elettrica fichissima, non l'auto elettrica scassona che fa i 20 all'ora. Quindi mi, mi vendo nell'epoca di Iron Man, come un novello Iron Man con la macchina col, col, a fusione fredda, nel senso ti dà quella, quel, ti, ti vuol far vincere quel sognolino. Però oggi tutte le automobili a disposizione sono in mano a quelle 10-15 label che, che fanno tutta l'industria automobilistica. Nel mondo delle bevande, idem, Coca-Cola detiene 70.000 bevande, ma è Coca-Cola e ci sono pochissime altre aziende che fanno bevande. Il mondo delle bevande energetiche si divide fra Monster e Red Bull, fine. Quindi, secondo me, è inevitabile. Cioè, l'essere umano è un, un animale sociale, segue la massa sempre, anche quando dice di non seguirla, ne segue, segue una sottomassa, ma segue un'altra massa, e conseguenzialmente la massa deve essere aggregata, perché come ogni, eh, ora dirò una cosa impopolare, però come ogni gregge deve essere guidato dal suo dal suo pastore quindi inevitabilmente un brand una label un frontman un, un marchio forte trascina influenza e quindi poi determina lo spostamento dei capitali e tutto il resto restano briciole o poco o nulla o poco su cui costruire ma lo abbiamo visto con google quanti motori di ricerca esistevano prima di google e oggi chi, chi cerca la roba su alta vista esatto ma esiste ancora alta vista non, non eh? lo so su <ride> cioè, yahoo ma, ma chi, chi ci guarda più quella roba lì, no? E neanche King che è nato da poco viene utilizzato nel... no. cioè, rispetto a Google. E, però se ci pensi, eh, qual è la stampa di oggi? Facebook, qual è il, la televisione di oggi? YouTube e Twitch, quindi sono pochissime label. Che poi YouTube e Google, eh, e Twitch e Amazon, che è anche il tuo negozio, esatto. che è il tuo supermercato, però fra un po' sarà anche quello che ti dà i videogiochi. Quindi. Sono pochi label quindi io non credo. Per rispondere alla tua domanda, mi invertiamo le parti. Io non credo che se ne esca. Io credo che il mercato vada là e eh, con tutto eh, quello che ne, ne comporta. Quindi non ne usciamo. E quindi sarà, ci, ci sarà un appiattimento generale nel giro di qualche anno? Eh, un, po', un po' sì, in fin dei conti, oggi. Qualunque automobile ha l'airbag, qualunque automobile ha l'autoradio, qualunque automobile ha le gomme ibride, qualunque automobile ha i sensori di parcheggio, poi, in base a, alla tua capacità di spesa, hai più lusso, meno lusso, più comodità, meno comodità. E, e via dicendo, però, è tutto piuttosto selezionato. Vuoi la macchina di lusso vai su Mercedes BMW, vuoi la macchina economica da tutti i giorni vai su Fiat o, o Tata o, o, o Peugeot, e via dicendo. Quindi. Sono profilate sul loro, sulla loro buyer persona, sul loro pubblico e, e aggregano quel pubblico lì in modo molto, molto verticale. Que è un po' un pensiero senza speranza. Voglio anche credere che l'innovazione vinca, però fino a che non c'è un grosso avvento tecnologico penso che sia un po' tutto qui. Cioè il videogioco esplose coi cabinati, era artigianato puro. Fare videogiochi era artigianato. Fra l'altro consiglio a tutti i score su Netflix, che è un documentario è fichissimo sulla nascita del videogioco, su tante storie del videogioco, e... però era artigianato. Quando è diventato un fenomeno multimiliardario, è cambiato, sono cambiate le regole. Il, il marketing, che a me fra l'altro è molto caro, è diventato legge, prima ancora di quello dello sviluppatore. Quindi possiamo dire che il denaro rovina la creatività a questo punto? Da una parte la... Fa sì che i creativi possano avere una vita come tutti gli altri, no? Perché altrimenti sembra degli sfigati. Cioè io, guardo, io non so se ho avuto la stessa sensazione, ma quando guarda i score, un po' provo pena. Sì. È... il pincio fogato che ha vinto il campionato del mondo di Sonic, che, ci, che se la crede ancora tantissimo, e poi pensi che Ninja fattura in un giorno lui ha guadagnato in tutta la sua vita, forse. Lo, pe lo penso, lo penso. capisci? Quindi cioè, è anche l'essere nato in un'epoca sbagliata, no? Come un calciatore sì. che è nato, nei, cioè. Che ha raggiunto l'apice negli anni scorsi e ti vedi comunque il pallone d'oro sempre assegnato a Messi o a Cristiano Ronaldo, no? Vero, vero, vero. Eh. Però, però io provo una fortissima empatia, quindi dico, da una parte l'industria permette ai ninja di esistere, quindi gente che crede nel videogioco come professione, oggi lo può fare, vent'anni fa lo faceva dopo il college a scappatempo, andava a Alcatraz a fare il, il mondiale americano di Sonic, cioè di cosa stiamo parlando? E... Penso cosa penserà lui oggi, perché questo è l'anello che manca in iScore. No, Che cosa ne pensano oggi del mondo del videogioco? D'altro canto, in parallelo a lui, nella sua stanzetta sfigatina col il cabinato, con i suoi trofei, ti mettono il fondatore di Electronic Arts con la mega villa. Cioè, e tu dici, ma cacchio, sì, per rispondere alla tua domanda, un po' ammazza la creatività perché i creativi dell'epoca. Non hanno la mega villa del fondatore di Electronic Arts e, e sta un po' tutta lì la, il brutto e il bello del capitalismo. Cioè, ti permette di creare lavori che prima non esistevano, però un po' li ammazza anche, cioè li, li appiattisce, come dicevi giustamente te. È sempre un po' borderline la questione, cioè non ha una, una risposta etica universale, secondo me. Non so se in chat qualcuno ha una risposta etica universale, ce la può scrivere così poi <ride> la, la, la leggiamo. Senti Luigi, fra poco ci dobbiamo lasciare, purtroppo anche perché non ci vediamo da più di un anno e questo mi dispiace sì. quindi stare qui con te per ore, però ti volevo chiedere una cosa, eh, oggi come oggi, so che sei una persona molto anche riservata a questo punto di vista, però quanto ti vedi proiettato? In questo tipo di futuro professionale, cioè nel mondo del, dell'intrattenimento digitale, e quanto per te al momento è solo un hobby, una passione. No, per me è solo un hobby, non ce la farei. Non credo che lo farei con, la ste con lo stesso spirito se fosse un lavoro. Perché purtroppo, eh, se un lavoro sicuramente in inizia, come dicevamo prima, no, i soldi ammazzano. <ride> Creatività sicuramente. Se fosse un lavoro eh, mi muoverei in maniera differente. Non sarei non direi sempre quello che penso, perché magari eh, rischio di perdere dei contatti o delle aziende. Non eh, non avrei la stessa verve. Penso che mi appiattirei anche lì. Cioè, per perderei molto. Non... E penso che la, la fortuna di Nerdando è che tutti noi redatori, redattori abbiamo un lavoro e, e penso che nasca tut, cioè tutto cioè tutta la passione tutta la nostra eh, il successo dai sì posso dirlo nasce da, da lì dal fatto che non ci guadagniamo un centesimo ok quindi diciamo quello che senti e che questo tipo di, di intrattenimento, questo tipo di contenutistica che fate è una forma spontanea di intrattenimento vostro. Cioè vi divertite a farlo e vi fa piacere che intrattenga qualcun altro. Esatto. Sì, secondo me. Cioè, allora eh, non sono ipocrita, probabilmente penso che. Sforzandomi riuscirei a farne un lavoro e a farlo di lavoro e cercare di farmelo piacere, però mh, avrebbe meno anima, eh, lo, lo vedrei un po' più, un po' meno spontaneo. Ecco. Perché ora ok, sì, qualche calcolo ce lo facciamo per dire: Ma questo può piacere o non può piacere. Invece mh, se fosse proprio un lavoro, cioè, dovremmo fare tantissimi calcoli. E, um, diventerebbe tutto un po' più meccanico e quindi non, non secondo so... Secondo te, neg negli streamer, nei pro streamer, diciamo così, quindi quelli che lo fanno di, per vivere come unica fonte di reddito, c'è tanto calcolo o c'è sì? tanta continuità? forza. Io non, non ci vedo, cioè, non credo che ci siano... A parte rarissimi casi eh, che siano spontanei, cioè è impossibile. Un, co un content creator uh, spontaneo, cioè ce ne possono stare, to sono delle mosche bianche, no? ce cioè, ne mm. possono stare due, tre, ma non credo che non puoi farti un calcolo del di, di portare un format che funzioni, no, devi farlo per forza, altrimenti, non. Ma è non naturale Chiaro, chiaro. Eppure, però, i, i numeri danno ragione sia a un mondo che all'altro, perché poi l'amatoriale può crescere, il professionale può crescere, poi a un certo punto si dividono le strade in termini di audience, no? Perché magari il professionale cattura più un certo tipo, l'amatoriale più un altro e vanno su due velocità diverse, due campionati diversi, però, vi ragione, perché poi chi ci può investire. 7, 8, 9 ore al giorno ovviamente puoi impiegare più mezzi, più risorse, più denaro e, e più strumentazione, più contatti con aziende e via dicendo. Eh, però poi l'amatoriale la, cioè, se continua ad andare bene diventa professionale. Attenzione, no, io non sto dicendo amatoriale come termine dispregiativo, amatoriale, amatore nel senso che non guadagna su ciò che certo, fa, è certo. quello intendo per carità. Anche questa, cosa, io... questa cosa qui è chiara a tutti, tranne chi lo fraintende intenzionalmente, che continua a dire no, gli amatori sono meglio dei professionisti perché i professionisti fanno schifo. Ma amatoriale vuol dire che non ci campi esatto, di lettere, Ma Non che no, ma... è per hobby, per divertirsi. Sì, però eh, l'amatore può essere professionale, nel senso può fare un buon lavoro, un ottimo ah, lavoro. Eh, co così come il professionale può fare un lavoro pessimo. Del cavolo, assolutamente. La questione è che a parità di qualità individuale, tecnica, eh, a parità di professionalità, il professionista impiega più mezzi, più tempo, più risorse, e quindi a parità è chiaro che il professionismo emerge rispetto alla perché l'amatore lo fa dopo lavoro e quindi ha meno tempo eh, ha più stanchezza, ha più cazzi per la testa. È inevitabile. Poi è ovvio che un amatore. Un hobbista bravissimo è un professionista del cavolo sarà sempre meglio un hobbista bravissimo. Questo, yeah. questo non l'ha mai messo in dubbio, non ha mai messo in dubbio nessuno. Quindi, guarda, questo, questa risposta risposte mi hai sorpreso perché pensavo che tu mi dicessi: no, io diventerò il nuovo ninja. no Invece... guarda, a me piacerebbe eh, stare dall'altra parte, ovvero essere uno di quelli che crea talenti perché. Eh sì. Eh, vedi sì. la eh? vedi, sì. Perché da quel punto di vista a me piace un sacco leggere i numeri, è una cosa che mi piace tanto e devo dire che spesso ci azzecco. Eh, abbiamo, anche con Nerdando abbiamo trovato, per dirti, il titolo che avrebbe venduto tanto, il film che avrebbe venduto tanto, ma come anche il content creator che sarebbe esploso. Eh, io passo parecchio tempo a, a vedere eh, sia i numeri che i prodotti di altri, anche perché così si cresce, no? Perché se tu vedi soltanto le cose tue non, uh, non crescerai mai quindi e... il sì, ma non solo, anche la, proprio la gestione del talent perché comunque ehm, se c'è un, un, un ottimo content creator, deve essere pure indirizzato, no? Se tu già sei un professionista puoi dargli una, una mano, insomma, se sei un professionista, se, se, se sai come ci si muove nel settore. Perché una cosa mo, anche molto difficile è che molti, secondo me, vengono. Eh, ho sentito di molti che hanno firmato contratti terribili perché eh, si sono fatti ingolosire no? da pochi spicci e poi si ritrovano per 3, 4, 5 anni legati a, a delle società che gli danno gli avanzi mentre pasteggiano. Con, eh, grandi soldi, quindi bisogna essere attenti anche e da questo tanti, punto di vista. Tanti pro streamer che sono passati dalla, da gavette infelici da questo punto di vista lo raccontano lo raccontano oggi, quindi nerdando agency dai, talent scout prossimamente, eh? ah, che vabbè, figli, no. è un nuovo business quello delle agenzie. Io no, anche questo, Io ho, proprio qualche settimana fa ho fatto, avevo fatto un colloquio, ma poi ho avuto paura di uscire dalla mia comfort zone e eh, nonostante avessi ricevuto un contratto ho rifiutato quindi no. sì ti, que, sorpresa guarda, ti do questa esclusiva non l'ho detto l'attacco di pigrizia sì, <ride> no, no, sto eh, qui. Perché, perché tanto sai c'è cioè, il problema è che non ho avuto coraggio e chissà forse me ne pentirò Beh, magari si chiusa una porta si apriranno due o tre portoni più avanti. Sì, 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 non, non, ma... eh, non mi precludo niente. Mai dire mai, mai dire mai. Luigi, grazie mille di questa chiacchieratona. Eh, mm. Pensavo che potessimo prendere di più a sparangate Cyberpunk, ma poi siamo andati eh, avanti più o meno a caso su altri argomenti. Mi rifarò venerdì, venerdì nella QA, eh, che ormai credo. Domani me lo confermerà, ma vincerà la high culture da, eh, da Kickstarter a cyberpunk. Quindi <ride> li prendo il dibattito Stile, Hulk. mi rimetto la maglia verde così sono in tema. Ci facevano notare inizio, puntata eh, su questa minchiata di lascio. Che te se Luigi si è vestito di rosso. Io sono Mario e sono vestito di verde. Abbiamo sbagliato eh, qualcosa. Eh, 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 <ride> quindi st stiamo attenti a questi errori madernali, in futuro. Luigi, grazie di nuovo. Io Auguro a tutti una buona notte. Buonanotte. buonanotte.